Buonasera e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi voglio affrontare un argomento sicuramente importante. Flauto in linea o flauto fuori linea? Quali sono le differenze? Allora, innanzitutto vorrei ricordare a tutti che il flauto traverso era prima, anni fa, nato come flauto dritto. Quindi era un flauto dritto, quindi aveva tutti i buchi in linea, che poi è stato girato e messo di traverso, di conseguenza le chiavi erano in linea. Il fuori linea è nato dopo per avere, diciamo, una mano più ergonomica nella postura del sol, per rendere quindi più comoda la posizione della mano. Quindi sicuramente non ci sono differenze sostanziali nell'emissione delle note, quindi averlo fuori linea o averlo in linea non cambia nulla da un punto di vista funzionale e nella resa sonora del flauto. Quello che cambia è nella comodità della mano. Sicuramente un flauto fuori linea ha la postura della mano più comoda. Altro fattore molto importante è che quando il flauto è in linea come questo, vedete che c'è un unico perno dove tutte le chiavi dell'A e del Sol gravitano su questo unico perno, rendendo quindi la meccanica meno stabile. Quindi questo è un flauto molto costoso, artigianale, quindi è un ottimo flauto che è affidabile nel tempo, ma normalmente avere un unico perno rende il flauto comunque più delicato. E quindi avere il flauto fuori linea ha sicuramente un vantaggio di avere un perno dedicato alla chiave del Sol, quindi un canneggio dedicato solo per il Sol e un canneggio dedicato solo alla chiave dell'A. Questo me lo rende sicuramente un flauto più affidabile e più robusto nel tempo. Di conseguenza, sono assolutamente a vantaggio del flauto fuori linea. Io chiaramente l'ho in linea principalmente per una questione estetica, perché forse è più bello avere tutte le chiavi che hanno un'unica direzione. Però oggettivamente io lo comprai usato questo strumento e quindi se fosse stato fuori linea, onestamente l'avrei preso fuori linea. Poi ai miei tempi andavo con le mode, tutti lo volevano in linea, allora lo volevo in linea anch'io. Poi col tempo appunto ho capito queste cose che vi sto spiegando e di conseguenza oggi se un flauto suona bene, che sia in linea o fuori linea, non mi cambia niente. Diciamo, altro piccolo tassello importante è che nei flauti, diciamo da studio o semiprofessionali, il fatto di avere un flauto in linea, diciamo, obbliga il fatto di non avere la chiave del misnodato. Questo perché? Perché il misnodato in una meccanica in linea comporta un piccolo ponte che nel caso del mio flauto è stato messo nel dietro per evitare che la meccanica fletta e quindi si incantano altre chiavi schiacciando la chiave del sol. E con invece il flauto fuori linea questo problema non sussiste, essendoci un canneggio dedicato alla chiave del sol, come dicevamo prima, e quindi tutti i flauti da studio o semiprofessionali che hanno la meccanica fuori linea con i fori aperti avranno quasi sempre il misnodato e comunque metterlo non sarà mai un problema. Nel flauto a fuori linea, invece del flauto in linea, questo meccanismo del misnodato viene montato solo sui flauti artigianali altamente professionali proprio per la difficoltà di riuscire a realizzare il meccanismo nel misnodato in una meccanica in linea. Spero che questo video vi abbia chiarito i dubbi. Se avete delle domande potete scriverle, io vi risponderò. Vi saluto e ci sentiamo alle prossime con Borsari Strumenti Musicali. A presto!